A chi arriva vorrei ricordare che ci sono dei posti un po' sparsi, per cui anche qui davanti ce ne sono diversi, sulla mia sinistra. Nella preghiera sono segnate in questa maniera, le parti segnate con la C sono quelle del celebrante, mentre le parti segnate con la A sono quelle dell'assemblea e poi con la L i lettori, per cui cerchiamo di seguire dallo schermo questo ordine. È chiaro che ci possono essere delle difficoltà tecniche con dei numeri così grandi, però nella responsabilità di ciascuno cerchiamo di andare oltre e di non stare lì a soffermarci, a commentare, altrimenti perdiamo il clima di preghiera. Ci mettiamo in piedi. Cambiate il mondo e non lo lasciate cambiare agli altri. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita. Dietro questo invito che Don Tonino Bello fece un giorno ai giovani della sua diocesi, vi è l'invito per ciascuno di noi a vivere la vita in pienezza, a vivere cioè ogni attimo, ogni evento con passione, gioia ed entusiasmo, a fare in modo che l'oggi della nostra storia personale e mondiale sia terreno fertile per l'impegno totale e incondizionato. Oggi ha bisogno di noi. Thank you.
Iniziamo questa liturgia con un segno di croce particolare. Chiederemo al Signore di conformare tutta il nostro corpo, che vuol dire tutta la nostra vita, a Lui, per metterci nei Suoi pensieri, nei Suoi sentimenti e poter davvero entrare in relazione con Lui. Per cui seguiamo i gesti e le parole che vengono indicate dal testo. Segniamo la nostra fronte con la croce. Segniamo il nostro petto con la croce. Segniamo le nostre orecchie con la croce. Segniamo la nostra bocca con la croce. La pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci accomodiamo. Il qui ed ora della nostra vita si inserisce in un progetto d'amore che Dio ha pensato fin dall'eternità per le sue creature. In questo progetto ciascuno di noi ha una parte importante che non può essere svolta da nessun altro. Gustiamo tutto questo pregando con le parole del Salmo 139. Pregheremo questo Salmo alternandoci tra voci maschili e voci femminili. Cerchiamo di pregarlo lentamente, proprio per gustare le parole che diremo. Iniziano gli uomini. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Sono notte tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua, e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano? Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Sei tu che mi hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Mi erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quando ancora non esisteva uno. Quando confondi per me i tuoi pensieri, quando cambi il loro numero ogni se li conto sono più della sabbia, se li credo insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sarà capitato a molti di noi di recarsi a messa la domenica e in modo del tutto inaspettato ci è stato chiesto di leggere qualche brano della scrittura. Tra una titubanza e l'altra, alla fine abbiamo risposto di sì, ma dopo averla letta abbiamo scoperto che quella parola era proprio per noi. È proprio questo quanto accade a Gesù nella sinagoga di Nazaret. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Il rotolo del profeta Isaia, apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, e rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'interviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cannato, fallo anche qui, a Cafari. Fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non ad una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele, il tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Anzitutto, di nuovo buongiorno a tutti. Un benvenuto grande a tutti coloro che per la prima volta sono qui ad un momento del MSAC, del Movimento Studenti. Un bentrovati a tanti amici con cui ormai da un paio d'anni ci incrociamo lungo le strade dell'impegno, no, per la scuola. Ma un saluto particolare da parte mia a tutti gli assistenti presenti. Sono tanti. Con alcuni ci conosciamo, con altri no, però davvero un grazie per essere qui, una presenza e una testimonianza importante. Anche un saluto agli ospiti che sono già qui da ieri e che oggi vi guideranno nelle riflessioni. Come avete ascoltato, carissimi ragazzi, oggi la parola di Dio ci ha condotto con Gesù nella sinagoga di Nazaret, dove avete ascoltato succede qualcosa di particolare. Gesù, di sabato, come faceva sempre, si reca nella sinagoga per la preghiera sabbatica e ad un certo punto, da buon adulto maschio, perché solo gli adulti maschi avevano il diritto di leggere la parola di Dio, gli viene dato un rotolo del profeta Isaia e lui comincia a leggere. Poi ad un certo punto, proprio come state facendo voi adesso, tranne qualcuno che sta dormendo, erano lì in silenzio per ascoltare cosa questo maestro poteva dire a commento di quella scrittura. E Gesù si lancia in un'omelia da record. Perché da record? Perché è la più breve omelia che si sia registrata mai nella storia, no? Una frase: oggi si è adempiuta questa scrittura che avete udita
con i vostri orecchi. Ma non è da ma il record non sta soltanto nella lunghezza di questa omelia, ma anche nell'efficacia, perché queste poche parole hanno il potere di muovere i cuori, di suscitare emozioni, di suscitare reazioni, da prima di meraviglia, ma poi, lo avete ascoltato, di condanna. Ma che cosa in questa breve omelia suscita tanto scandalo, tante reazioni? Una parolina. Oggi. Sarebbe bello, ragazzi, tornati a casa, no? Vi affido quasi un compito a casa, lo so che ne fate tanti già, eh? Sarebbe qualcosa che si aggiunge, però sarebbe bello andare a vedere quante volte Luca nel suo Vangelo usa questa parolina. Per Luca è una parola importante. Perché? Perché ogni volta che in Luca troviamo questa parola vuol dire che si sta compiendo qualcosa di grande. Ma non per merito dell'uomo, ragazzi, non per merito dell'impegno umano, ma per merito di Dio. È Dio che sta donando la salvezza all'uomo. Ricordate sulla croce, quando al buon ladrone Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso, oggi. E in quel momento per quel malfattore si sta realizzando la salvezza. Allora che cosa voglio dire, ragazzi, e concludo? Che l'oggi, che era importante per Gesù, è importante anche per ciascuno di noi. Proprio quell'oggi che si consuma per ciascuno di noi tra i banchi di scuola e gli attrezzi di una palestra, tra il computer e i libri, tra la parrocchia e la strada, proprio quell'oggi è importante per ciascuno di noi, perché in quell'oggi Dio vuole realizzare per noi qualcosa di grande. Dio vuole rendere la nostra vita piena. Ragazzi, molto spesso no, ci capita di pensare a una tentazione nella nostra vita: chissà quando Dio mi incontrerà, chissà quando Dio parlerà alla mia vita. E rimandiamo sempre questo incontro pensando che un giorno si realizzerà. No, Dio mi incontra e rende grande, rende stupenda la mia vita oggi. Ogni giorno della mia vita, ogni giorno della mia quotidianità. Un grande vescovo, il Cardinal Martini, ebbe a dire questo, anzi a scrivere, perché l'ha scritto in un libro: il tempo è denaro. Dice un proverbio che bisogna darsi da fare perché esso fruttifichi al massimo. Il proverbio latino corrispondente è il carpe diem, afferra l'attimo fuggente. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Insomma, se il tempo fugge, inseguiamolo senza tregua, per averne il più possibile a nostro vantaggio. Se ci si incalza, affrontiamolo con foga, in modo da ricavarne tutte le soddisfazioni possibili, prima di essere sconfitti. Facciamo che ci svuota le energie, preveniamolo con astuzia, stipandolo di bene e di benessere, senza perdere neppure un istante. Sono tanti i modi di riempire il tempo per illudersi di possederlo. Cari ragazzi, se c'è un augurio che voglio farvi, è quello davvero di vivere ogni vostra giornata come se quella giornata fosse l'ultima della vostra vita. Se in quella giornata doveste realizzare tutta la vostra vita, se in quella giornata davvero doveste realizzare tutti i sogni che racchiudono la vostra esistenza. Ogni giorno è la possibilità che Dio vi dà per innamorarvi della vita, del creato, delle persone che vi circondano, di tutto ciò che Dio ha messo a vostra disposizione. Allora, l'oggi va vissuto in pienezza. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
Possiamo strappare un ultimo augurio per i suoi confratelli qui presenti? Per un prete, quale tragedia più grossa di questa potrà mai venire? Essere liberi, avere in mano sacramenti, camera, senato, radio, campanili, pulpiti, scuola e con tutta questa dovizia di mezzi e di uomini raccogliere il bel fatto di essere derisi dai poveri, odiati dai più deboli, amati dai più forti. Avere la chiesa vuota, vedersela vuotare ogni giorno di più, sapere che presto sarà finita con la fede dei poveri. Ci mettiamo in piedi. Cari ragazzi, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre, perché la bellezza di queste giornate vissute insieme possano essere momento di crescita e arricchimento per ciascuno. Ad ogni invocazione preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
Per tutta la Chiesa, perché con l'instancabile entusiasmo degli Apostoli continui la sua missione di comunicare il Vangelo agli uomini del nostro tempo, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che rendono più arduo il compito e più sofferto l'impegno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le comunità parrocchiali delle nostre diocesi, perché attraverso una incisiva testimonianza evangelica offrano il loro contributo come autentici segni della vicinanza di Dio ad ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre famiglie, perché sappiano accompagnare i figli ad essere cristiani autentici, desiderosi di vivere come discepoli del Signore e intenzionati a rendergli testimonianza in ogni situazione, anche nel contesto della scuola. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che lavorano nel grande mondo della scuola, insegnanti, dirigenti, personale non docente, impegnati quotidianamente sul fronte dell'educazione e della formazione, perché siano sempre pronti a rispondere alla domanda di cultura e di umanità che è nel cuore di molti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E adesso tutti insieme, cari ragazzi, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, chiedendo a Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che doni il tuo spirito per l'annuncio del Vangelo, accogli le nostre preghiere e fa che le parole del tuo Figlio siano accolte e producano nel mondo intero frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Cantiamo insieme.
Margherita Salomone, la conosci? Di adesso? Di adesso. Grazie davvero grandi a tutti coloro che hanno preparato questa liturgia, ai lettori e al nostro coro che vi troveremo domani a messa. Grazie. Vi rubo soltanto un minuto perché io ho parlato di oggi nel breve pensiero. E oggi per una persona è un giorno speciale, per cui vorrei che tutti quanti facessimo gli auguri a Rita della diocesi di Nola. Tanti auguri a te, tanti auguri. E lei, eh? Hai mai ricevuto gli auguri da 1000 persone? Auguri.
comes crashing down. Then a loss they always found.